Ciao a tutti, un'altra bella domanda che mi fanno è sulla patelletta. Ma quale patelletta compro? Ma guardate, la patelletta, comprate quella che volete, la patelletta deve essere confortevole, non deve costare poco, perché deve avere una buona pelle. Oramai non c'è niente da fare, i 30 euro, i 40 euro bisogna spenderli per la patelletta. D'altronde spendete 30 euro a freccia, la patelletta è un accessorio veramente importante, quello che vi fa rilasciare la freccia, e dovete comprarla di qualità. Compratela di qualità, ce ne sono di tanti modelli. Io uso la Bare Max, che per me è la migliore, però ciò non toglie che possiate comprare la Yost, la Zara, e ce ne sono tantissime, tantissime in commercio di ottima fattura. Questa è veramente buona, ha una pelle veramente interessante. Andatevi a vedere i miei video su come io consiglio di trattare la pelle per stabilizzarla e per renderla impermeabile, ma soprattutto io non mi piace avere basta un dito, basta che la patelletta abbia il separadita. È molto importante il separadita, perché il separadita non vi fa spostare la patelletta, non la fa assolutamente, non la fa assolutamente spostare. Questa è la patelletta, io non uso, anche per l'hunter field, per fare lo string, non uso solo le cuciture sono, si vedono molto bene, e soprattutto occorre avere il separadita, in questo modo la patelletta non si muove. Questa è la mia patelletta, io non taglio assolutamente niente. Non taglio niente, così come la compro, la adopero. Vedo gente che la taglia perché deve a tutti i costi mettere il dito. No, sì, hai un ancoraggio con i contatti, le dita non servono per avere i contatti, ok? Le dita non servono per avere i contatti. Vabbè, non lo so ragazzi, io devo continuare a vincere per 1000 anni. Si va in ancoraggio in questo modo, ok? Si va in ancoraggio in questo modo. Non c'è bisogno di avere, anche perché poi non è il vostro allungo fisiologico questo. Quindi voi dovete avere l'allungo fisiologico, questo è l'allungo fisiologico, e le dita andranno dove devono andare. L'importante è che nell'ancoraggio noi non abbiamo questo movimento, quindi dobbiamo essere incastrati. Se abbiamo uno zigomo che fuoriesce, che mi dà la possibilità di incastrare l'indice sotto lo zigomo, ben venga. Se non ce l'ho, andrò a posizionare quest'osso sotto la mandibola, in questo modo qua. Ok? Ora vediamo qualche tiro di fronte, in modo tale che possiamo vedere come la patelletta non influisce minimamente. Noi dobbiamo proteggere bene le dita, vedete, una volta che le dita chiudono la corda, devono essere protette. Io non ho calli sulle dita e di frecce ne tiro tutti i giorni. Quindi la corda non deve proteggere le dita completamente. Ok? Ora vediamo qualche tiro. Ok, avete visto come sono andate in ancoraggio, quindi la patelletta non deve influire. Mi raccomando, la tecnica è anche quella di avere un allungo tale che mi permette un equilibrio dinamico corretto. Un allungo tale che mi permetta un equilibrio dinamico corretto. L'indice all'angolo della bocca? No. L'indice all'angolo della bocca? No. Non ci devono essere contatti. Quindi questo no.
Questo, sì, un bel allungo in modo tale che io sono perfettamente in linea. Ok? Provate, sperimentate, lavorate. Allenatevi.